contro il Como ha rimediato una distrazione muscolare al grande adduttore destro e, fatto salvo colpi di scena, difficilmente riuscirà a scendere in campo nelle ultime due giornate di campionato, a partire da sabato a Chiavari contro la Virtus Entella. Pierluigi Frattali, protagonista della conferenza stampa pomeridiana in casa Avellino, riparte proprio dall'infortunio subito sabato scorso durante un calcio di rinvio. Ho sentito una fitta, ho capito subito che mi ero infortunato. Però ho messo davanti, diciamo, le esigenze della squadra rispetto alle mie, perché il mister ha già fatto due cambi, eravamo in 10 e mancava solo un cambio. Il rimpianto si chiama playoff. Ma mi scoccia perché dopo il derby con la Salernitana noi eravamo dentro, pienamente dentro i playoff e... Poi niente, la società comunque ha anche operato bene nel mercato di gennaio, quindi c'erano tutti i presupposti per poter far bene. E siamo stati dentro lotta fino alla partita con la Ternana. Secondo me quello è stato il crocevia della stagione. Chiusura sul futuro, che sarà, a meno di sorprese, in bianco-verde, nonostante l'interesse di club di Serie A. Non so se è vero questi interessamenti, quindi sinceramente a me non hanno chiamato nessuno, non so se hanno parlato con la società. Se fossero veri farebbero piacere, però io ho rinnovato il mio contratto con l'Avellino a gennaio e sono contento di stare qua. Quindi il mio obiettivo, la mia testa è quella di rimanere con l'Avellino. Poi il calcio non si può mai sapere, quindi nessuno può sapere cosa succederà fra due mesi. Però adesso la mia testa è solo nell'Avellino e mi piacerebbe raggiungere la Serie A con la maglia dei Lupi.